buonasera, grazie. Benvenuti a tutti. Eccoci, arrivati all'ultima mostra che ha come tematica il linguaggio dei fiori qui alla Galleria della Via degli Artisti. Abbiamo trascorso un mese molto ricco, sono state tante mostre di tanti artisti con molte opere, con varie tecniche sempre riguardanti il linguaggio dei fiori. Finiamo, concludiamo in bellezza con una artista che espone per la prima volta e che viene ad esporre a Viterbo per la prima volta. Sì, vero? Anna Maria Lopez. Giusto. Allora, Anna Maria, parlaci di te. C'è un cognome che so. C'ho due cognomi. Io ho detto quello più facile, Lopez. E te sei saltata. Io sono saltata all'ultimo. E niente, io sono venuta con mio marito l'anno scorso qua a Viterbo e io me ne sono innamorata di Viterbo. E quindi ho detto, voglio esporre proprio a Viterbo. E ho contattato Laura, lei mi ha dato questa opportunità e io sono stata felicissima di conoscere tante persone bellissime, tante artiste come voi, perché una diciamo che, che oggi abbiamo la fortuna di avere con noi qui all'inaugurazione tantissimi artisti che fanno parte della Via degli Artisti, che si trovano qui perché hanno lavorato in estemporanea ieri ed oggi a Via Saffi per le ultime due giornate di Fascia in Fiore. Quindi da Via Saffi ci siamo trasferiti tutti qui a Piazza San Carluccio per far festa insieme a Anna Maria. Tutte noi, e poi un ringraziamento a mio marito che mi sostiene da anni con le perché mie... stamattina ha fatto una faticata. Ci ha aiutato e mi sostiene con i miei cambiamenti d'umore, con le cose degli artisti. Allora io ho chiesto alle figlie di Anna Maria com'è vivere con un artista e loro hanno detto bello, a parte quando ci mette sotto la cucina e si mette a dipingere, dice però bello, molto bello. Sì, sì, faccio certi pastrocchi. Beh, un giorno questa la compare. Dai, racconta. Allora, ho preso una bomboletta spray, quella in argento, no? Allora, se la mia intelligenza proprio zero, ecco, vado ad aprirla col coltello. Che ho fatto? L'ho bucata, quella è cominciata a schizzare tutto l'argento per aria. E girava la bomboletta tutto per aria. In cucina. Allora dicevo, la grana chiusa. Ho detto, che faccio? Che faccio? L'ho lanciata tipo una bomba a mano dalla finestra sul giardino. E questa che girava, girava questa bomboletta su tutto il giardino. 3 ore a aprire la cucina. 3 ore. Accidera. L'hai usata più? No, l'ho usata un altro, ho fatto un altro pastrocchi, allora ho detto basta. Non mi vado da torno, mi hanno nascoste. Però è vero che le bombolette sembrano fatte apposta per non essere aperte con semplicità. No, guarda. E niente, è vero. Le risate. Ci vuoi parlare di qualcuno di questi quadri a cui magari sei più legata? Io c'è uno in particolare, questo. Questo l'ho chiamato Felizio, in lingua galleica. L'hai esposto a Londra? Questo è stato esposto a Londra, all'Art Nouveau di Londra. Quando? E l'anno scorso, 2022. Sì. Molto bello, ce ne va. E questo qua l'ho fatto una sera che stavo un po' così, mi sono messa in cucina e ho pensato ai quattro elementi. E ho fatto questi quattro elementi, ma ho pensato che ognuno di noi vede il mondo in un modo diverso. Allora ho pensato di fare il quadro in modo che, a seconda di come lo guardi, lo vedi in modo diverso. Perché ognuno di noi deve volere una cosa diversa. Senti, dove stanno questi quattro elementi? Li possiamo intuire, insomma. Uno, due, tre, quattro. E l'albero è la vita di ognuno di noi. Bello, molto bello. E quindi tu come lo guardi a seconda? Anche come l'hai incorniciato? Sì, ho voluto incorniciarlo sul vetro, volevo che fosse una cosa eterea. Sì, anche molto eterea. Cioè, perché deve esprimere qualcosa. Senti, invece questi due quadri dietro? Questi sono diversi da tutti. Sì, questi praticamente sono
e due olio su tela. E questi li ho fatti quando c'è stato il Covid. 2020. Sì. Allora pensavo a come sarebbe bello uscire invece di stare chiusi. Mm-hmm. Ecco perché l'azzurro. E questi li ho chiamati i fiori della vita e questi i girasoli della vita. Beh, ti sei ispirata? No, a me. Qualcuno? No, da me, da me. Sono usciti proprio, l'ho fatti di notte. Mm-hmm. Mi metto tutte e due? Tutte e due. In una notte? No, in una notte no, no. Questo ci ho messo. Ci ho messo molto tempo, però mi mettevo di notte lì, stavo da sola e disegnavo, aspettavo si asciugava. Sì, li abbiamo messi separati perché sì, proprio sono diversi. Sono proprio diversi, sì, sono simili ma un po' verso l'astrattismo, no? Sì, l'unificazione della forma, esatto, è esatto, che il colore sì, è piatto, sì, sì, non sfumato. Non sfumato, è proprio tipico. Sì, deve fare la va bene, allora, dici quanto rimarrà aperta questa mostra? Allora, la mostra inizia oggi, 28 giugno, sì, 28 maggio, e finirà il 4 giugno. E quindi, quando volete, io sto qua, ci fa una chiacchierata, ci fa un caffè. Perché Anna Maria ti hanno aperto tutta la settimana, vero? Io verrò tutti i giorni e aprirò tutti perché i giorni. Perché proprio risiederà a Viterbo? Sì, tutta la settimana. Tutta la settimana. Io, con mio marito che mi ha sostenuto, ecco, che ve lo dico. E beh, devo dire la verità, che devi fare? È un po' di liberato delle donne, esatto. A me se ne va, se una settimana libera, che bello, ma la faccio come mi pare. È uscita la verità, davanti a tutti, ma la devo dire. Va bene, allora grazie.